Riparte la Serie A team femminile, comincia il campionato del Pomigliano e della Roma allo stadio Ugo Gobbato. Prima giornata della stagione 22-23, prima giornata della stagione che sancisce l'ingresso del calcio femminile nel professionismo. Giocano così queste 22 la loro prima partita da professionista, una svolta epocale come l'ha definita il presidente della FIGC Gravina. Lo scambio dei gagliardetti e poi la Roma prende subito in mano la partita, dirige l'arbitro Scatena di Avezzano, subito pericolosa la formazione giallorossa con una delle nuove acquisti, Norma Cinotti, che calcia con il mezzo esterno non trovando lo specchio della porta. Al tredicesimo il vantaggio, idea di Andressa, Haug mette in mezzo e Valentina Giacinti spinge in porta il primo gol con la maglia giallorossa. Un altro delle grandi novità della Roma di questo mercato, Valentina Giacinti timbra per la prima volta il cartellino con la nuova maglia, per lei contratto triennale. Il Pomigliano prova a farsi vedere con Martinez, ma produce soltanto questi due cross innocui per Lind. Il secondo è di Gallazzi, che non riesce a trovare nessuna compagna in mezzo all'area. Poi ingenuità da parte di Rizza, che consegna il pallone ad Andressa. La brasiliana non si fa pregare, punta la porta, sinistro che va a baciare il palo interno e poi a siglare il 2-0 per la Roma. Nel giro di 22 minuti la Roma segna per due volte tra il tredicesimo e il trentacinquesimo. Qui di fatto si decide la partita, perché poi la squadra di Spugna non spinge più di tanto nel primo tempo per arrotondare il risultato e nella seconda frazione non fa altro che controllare il match. La prima occasione è per Ove, che di testa pizzica il calcio di punizione di Andressa, ma non trova lo specchio della porta. Ancora Ove, molto attiva nel secondo tempo, mette in mezzo Konat, va a negare ad Haug il colpo di testa, mette il pallone in calcio d'angolo. Ancora Cinotti che sguscia via sulla sinistra, Giuliano si coordina, calcia e va a timbrare il palo. La giocatrice con la maglia numero 10 vicinissima al 3-0 per la Roma. E questa è l'occasione più importante del secondo tempo. Bravissima Manuela Giuliano a coordinarsi, ma a negargli il gol c'è soltanto il palo. Ancora Roma pericolosa con Paloma Lazaro, che è entrata nel secondo tempo. Qui cerca la girata, costringe Setinia alla parata. Sempre da sinistra arrivano i pericoli con Giacinti vicinissima alla doppietta sul cross di Andressa. Ancora brava Setinia a tenere la porta del Pomigliano, a tenere lo svantaggio per 2-0. Ultimo brivido con la punizione di Ionna e la conclusione ancora di Giuliano. Siamo già nelle fasi finali del match. Il Pomigliano praticamente non reagisce mai. Ci prova anche Ionna, che mette in mezzo per Paloma Lazaro, anticipata all'ultimo da Passeri, che chiude in calcio d'angolo. Tanto lavoro difensivo per il Pomigliano. Finisce così 2-0. La Roma vince la prima partita di questo campionato, va in testa alla classifica con 3 punti, raggiunge Fiorentina e Juventus in attesa delle gare di questa sera.